E quindi entriamo in una dimensione che ci porta direttamente nella spiritualità e nella sentimentalità di questo grande artista, che è stato anche a suo modo un letterato, uno scrittore, colui che descriveva in presa diretta la sua vita. È stato uno straordinario cronista di se stesso, quindi la sua vita è estremamente documentata attraverso il vasto epistolario, oltre 600 lettere che lui scrisse al fratello. Ecco, quindi un'esperienza. Come tutti gli eventi della vita, alla fine noi ci chiediamo: ma che cosa rimane da un evento della mia esistenza, da una grande mostra, da un qualche cosa che ci coinvolge? Tutti noi dobbiamo realizzare un'esperienza nel senso di significato, quello che a noi ci rimane. Ecco che il senso di iniziative di questo tipo è quello di restituirci qualcosa di immateriale, di intangibile, che però si fissa profondamente al centro del nostro cuore. E quindi ci sarà il privilegio di vedere le immagini ingrandite, l'interazione, quindi potremo vedere, come potete vedere le mie spalle, questi ritratti che si avvicinano, queste zoomate e avvicinate, poi questi straordinari colori dei suoi paesaggi, il mare giallo del campo di grano con corvi, le distese olandesi, i paesaggi francesi, gli scorci dei caffè, ritratti delle persone comuni. Ecco, quella che era la dimensione vera, autentica, di un animo semplice, ma che in quella semplicità aveva ricavato tutto il significato della sua vita, aveva in quella semplicità anche trovato Dio. In qualche modo la contemplazione della natura era a suo modo anche un contatto diretto e privilegiato con il mistero di Dio, il mistero della creazione. Ecco, per Van Gogh il rapporto con il colore, con la forma, con lo spazio della luce era un po' tutto questo. Come ultima notazione, lo sapete tutti, l'arte cosiddetta moderna nasce nella seconda metà dell'Ottocento. Prima ancora ci furono le prime esperienze di macchiaioli e Caffè Michelangelo a Firenze, che iniziarono a rompere, no, la maniera legata al realismo in senso tradizionale. Ecco che immediatamente dopo abbiamo un gruppo di artisti che anticipano gli impressionisti in qualche modo, che avrebbero avuto successo in tempi successivi, che fanno capo all'esperienza di Cézanne, di Gauguin e Van Gogh. Ma Van Gogh è quello che riesce a mettere a fuoco la vera rivoluzione di quegli anni. E io dico sempre che dopo Van Gogh la pittura moderna non sarebbe stata più la stessa. Ecco, quindi buona visione, buona mostra in questo, chiamiamolo, museo impossibile, come è stato così definito, che ha voluto regalare una straordinaria esperienza legata a delle suggestioni, quindi un modo inconsueto di approcciarsi all'arte. D'altra parte la tecnologia doveva, la grande tecnologia come in questo caso, quindi oltre all'immagine anche questo suono che si avvolge, doveva in qualche modo sposarsi con l'arte. Abbiamo la tecnologia, utilizziamola anche per imparare delle cose, per cogliere dei particolari che magari non avevamo notato prima. Grazie dell'attenzione, buona visione. Prego, potete parlare.
Sto camminando dentro la Van Gogh Live. Una sensazione unica.